Notizie, interviste, approfondimenti. Allora, tanti spunti per questa parte della nostra trasmissione. Le fonti Instant Focus, Russia e Ucraina sempre in primo piano con gli ultimi aggiornamenti e naturalmente poi tutto quello che consegue, le azioni diplomatiche, le azioni economiche da parte dell'Occidente che prosegue con le sanzioni, mentre però purtroppo la guerra appunto non si arresta. Peraltro era stata chiesta anche una tregua per la Pasqua ortodossa che si celebrerà questo fine settimana, ma insomma non è stata accettata, quindi la situazione è ancora molto precaria. Adesso ripeto, ribadiremo quelle che sono le notizie da cui partiremo per le nostre discussioni. Intanto saluto Alfredo Luis Somoza, presidente ICEI, Istituto Cooperazione Economica Internazionale. Grazie per essere con noi. Bentrovato, Alfredo. Grazie, buongiorno Emanuele, buongiorno ai tuoi telespettatori. Allora, le ultime notizie quali sono? Le possiamo vedere anche sul sito dell'ANSA, ma insomma penso che ogni giorno leggiamo tutti noi quello che sta accadendo. Intanto sono state sganciate su Azovstal bombe antibunker, Mariupol che insomma non si arrende, resistiamo, Zelensky, il premier ucraino che continua a chiedere di intervenire militarmente, Biden ha risposto, ha dato altre armi, sta fornendo armi all'Ucraina per la difesa. Zelensky dall'altra parte chiede che siano portate avanti sempre più aspramente le sanzioni, non solo, insomma, ha chiesto anche al Fondo Monetario Internazionale di rimuovere immediatamente la Russia. E a proposito di quello che è accaduto fino a questo momento, siamo oltre 50 giorni di conflitto, la cifra che sarebbe necessaria a Kiev per affrontare le perdite economiche è stata stimata in 7 miliardi di dollari al mese. Questo anche per unire un po' tutti i puntini e per far capire quanto sta costando a livello globale questo conflitto. Allora, Alfredo, partiamo col dire appunto che non c'è tregua neanche in vista della Pasqua ortodossa, nonostante sia stato chiesto da più parti. Questo significa che siamo ben lontani da un accordo. Siamo ben lontani da un accordo, ma forse siamo vicini alla fine o al raggiungimento degli obiettivi di Vladimir Putin dal punto di vista militare, nel senso che Mariupol rappresenta due aspetti simbolici, non tanto simbolici, di quello che è stata la motivazione data da Vladimir Putin per questo conflitto. Che da un lato è la cosiddetta denazificazione dell'Ucraina, che era un termine molto vago e molto ambiguo, ma si riferiva in particolare all'eliminazione di quei gruppi paramilitari che poi in realtà sono stati inseriti all'interno dell'esercito ucraino che operavano nel Donbass e che hanno il nome di battaglione Azov, che adesso appunto è diventato anche un corpo dell'esercito, che sono quelli famosi rintanati in questa acciaieria di Mariupol che non cede. Sì. E dai quali possiamo scommettere che non uscirà vivo nessuno di loro, perché era uno degli obiettivi di Putin, era proprio eliminare quegli elementi. La seconda, Mariupol, è la città che, se quando cadrà definitivamente, libera il corridoio che è stato creato dall'esercito russo tra le province del Donbass e la Crimea. Quindi diciamo che la tregua a questo punto a Putin non conviene, perché conviene sicuramente portare a termine la conquista di Mariupol, perché si sta dimostrando molto più complicata di quello che pensassero, Certo. per poter, diciamo, almeno negoziare, perché a quel punto ovviamente il negoziato ci sarà, negoziare da una posizione di forza, cioè da occupanti, cosa diversa se lui non riesce a controllare totalmente. Quindi diciamo che probabilmente quello che c'è, cioè questa mancata tregua per la Pasqua ortodossa, che come sappiamo la Chiesa ortodossa è molto forte in Ucraina, ma ancora di più in Russia, quindi sarebbe stato naturale che ci fosse una tregua pasquale, e perché probabilmente appunto manca molto poco, se non è già successo in queste ore, il controllo totale di quel corridoio. Ecco, a quel punto sicuramente sentiremo parlare di nuovo dei negoziati e si aprirà una partita che sarà molto lunga, perché sulla Crimea la Russia non sarà disponibile a negoziare, quindi su quello l'Ucraina probabilmente dovrà mettersi il cuore in pace, e il negoziato si concentrerà tutto sul fatto che quelle due province del Donbass secessioniste,
restino indipendenti, diventino repubbliche indipendenti, in un futuro possano associarsi alla Russia, oppure diventino molto più probabilmente delle regioni con una vasta autonomia, pur rimanendo all'interno dell'Ucraina. Ecco, quindi il negoziato sarà su questi temi e probabilmente partirà sul serio quando cadrà Mariupol. Esatto, poi già nelle scorse ore si diceva no, è caduta, invece no, Mariupol, no. Esatto, non si arrende, resistiamo, sì. Ecco, perché poi appunto al di là della mancata tregua per la Pasqua ortodossa, anche quando ci sono i negoziati, insomma, da che mondo è mondo, poi è chiaro che non ci sono regole nelle guerre, no Alfredo, però quando ci sono negoziati fondamentalmente ci si ferma un attimo, invece qui è proprio tutto... È una guerra convenzionale, sì. Noi non eravamo abituati negli Vero. Ultimi 15-20 anni alle guerre tecnologiche, cioè da qualche capannone in California c'erano dei signori che facevano il loro orario d'ufficio, si sedevano lì, prendevano il joystick in mano e coi droni bombardavano, parliamo dell'Afghanistan o dell'Iraq. Sì, sì. Questa è una vecchia guerra convenzionale, dove alla fine le grandi armi di distruzione che hanno sicuramente i russi e che hanno anche i paesi dell'OTAN non sono state utilizzate, e quindi è una guerra di combattimento casa per casa con i carri armati, con i lanciamissili, con i bazooka. Siamo a questi, è un po' come la seconda guerra mondiale questo, e per questo motivo che c'è questo grande bilancio di morti civili, perché nelle guerre convenzionali muoiono più civili che nelle guerre tecnologiche, questo è evidente, e anche le difficoltà, perché poi c'è l'inverno, c'è il fango, ci sono le trappole, ci sono le mine. Ormai le mine sembrano certo. Qualcosa del passato, invece le mine quando fai una guerra con i carri armati servono, e come. Quindi ecco, è una guerra antica, se vogliamo, dove non sono stati utilizzati finora i più avanzati prodotti bellici attuali, tranne qualche eccezione, quei lanciamissili portatili che hanno gli ucraini, che sono stati dati alla NATO. C'è qualcosa, i russi controllano il cielo con i loro aerei, quindi poca cosa. Per il resto è una guerra di posizione, di trincea, una guerra di mine anti-uomo e anti-carro, ecco, è questa cosa qua. E quindi il bilancio dei civili è terribile, certo. Ed è anche lenta. Questa è una guerra lenta. Assolutamente, assolutamente. Infatti poi dopo parleremo della parte più economica, insomma, inizialmente sembrava un po' tutti, ma soprattutto i mercati e l'economia, che si scommettesse su una guerra veloce, invece in realtà adesso bisogna riprendere un po' le misure rispetto a quello che sta succedendo. Esatto. A questo proposito, appunto, cominciamo a ragionare sui provvedimenti che si continuano a portare avanti, perché abbiamo sanzioni da una parte, dall'altra parte gli aiuti militari, soprattutto che stanno arrivando dall'America, con il presidente americano Biden che ha annunciato, insomma, questi altri 800 milioni di aiuti militari, quindi insomma, parliamo di munizioni, artiglieria pesante, droni, cannoni, e fino ad oggi è stato stanziato circa la cifra è di circa 3,4 miliardi di dollari, e poi abbiamo 500 milioni di aiuti diretti. Ecco, faccio questa domanda un po' a bruciapelo, che è quella che ho fatto prima, insomma, sia sanzioni che aiuti militari però in questo momento non stanno sortendo molto effetto, insomma, anche se chiaramente l'Ucraina ha bisogno di essere di difendersi, quindi comunque è inevitabile, no? Ma in realtà quello che più, diciamo, sta permettendo all'Ucraina di tenere testa alla Russia in questa guerra, come dicevo prima, convenzionale, sì. Perché sennò non c'era storia. Non è tanto, non sono tanti questi annunci, soprattutto le armi che abbiamo mandato noi o i tedeschi, questo è folklore, sono atti simbolici. Cioè, gli Stati Uniti non è tanto folklore, perché 800 milioni di dollari sono soldi, certo. Ma più ancora di quei soldi, di quelle armi, che poi si vedrà se e come arriveranno, l'Ucraina dall'inizio, da prima dell'inizio, che conta col sostegno importantissimo dell'intelligence americana, dei satelliti americani, che riescono a tenere il controllo minuto a minuto di cosa fanno i russi. Tra l'altro c'è questo episodio che in Italia è stato poco raccontato, ma all'estero si conosce un po' di più, del perché del fallimento della guerra lampo che intendeva fare Putin, cioè che consisteva nell'occupare militarmente il Donbass, ma fare un colpo di mano per spodestare il governo centrale di Kiev,
cioè per arrestare o per fare scappare Zelensky e a quel punto controllare il paese. Ecco, questa operazione è stata abortita da una soffiata dell'intelligence americana che avvertì gli ucraini che sarebbero diciamo, lanciati i paracadutisti delle unità scelte russe nell'aeroporto di Kiev per fare un blitz al palazzo presidenziale e prendere o ammazzare Zelensky. Gli ucraini sono stati avvertiti di questa cosa qua e quando sono arrivati questi paracadutisti li stavano aspettando, ne è rimasto uno. Ecco, queste sono le guerre, c'è l'intelligence nella guerra come sappiamo importante. Ecco, l'Ucraina gode di questo sostegno che non ha un valore monetario, ma che è sicuramente molto importante, e soprattutto quello che si può l'altra lezione di questa guerra è che l'Unione Sovietica, cioè l'Unione Sovietica, la Russia, che ha ereditato l'armamentario dell'Unione Sovietica, continua ad essere una grandissima potenza nucleare. L'altro ieri ha sperimentato un nuovo missile intercontinentale. Ecco, su quei livelli di armi che non si useranno mai, e lo sanno tutti che non si useranno mai perché chi li usa è finito al mondo, e questo lo sappiamo da molto tempo, non da adesso. Ma per quello che riguarda la guerra convenzionale, ci sono dei grossi problemi perché un paese con grande corruzione è un paese povero. Quindi tenere in piedi una filiera logistica per alimentare, per armare, per far dormire 200-250 mila soldati in un altro paese è uno sforzo che un paese con un PIL pari a quello brasiliano, più piccolo di quello italiano e con grandissimi livelli di corruzione fa molta fatica, come stiamo vedendo. E quindi ecco, la guerra lampo era sicuramente l'unica scelta che aveva Putin di fare un qualcosa velocemente senza dissanguarsi. Questa è fallita per diversi motivi, questa cosa è fallita. E lui si è imbarcato in un conflitto per il quale non ha né la capacità militare vera, perché se no sarebbe già finito, ma soprattutto la capacità di portarlo alle lunghe. Cioè, la cosa peggiore che sta succedendo a Putin è che questo conflitto, per quello che riguarda la parte militare, non si conclude. Si sta logorando la Russia perché non si è concluso e non ha i numeri per tenere a lungo queste posizioni. Per questo motivo che questi aiuti militari, al di là di quanto siano simbolici o meno, hanno un ruolo fondamentale. Ovviamente non di far vincere la guerra all'Ucraina, perché l'Ucraina da sola non caccerà mai via la Russia dal proprio paese, ma diciamo, di cuocere a fuoco lento la Russia, che deve continuare a mantenere uno sforzo che è al di sopra delle loro possibilità. Quindi quanto più dura questo conflitto, peggio è per Putin. Eh certo. Ecco, però guarda, mi aggancio proprio a questa cosa che hai detto, peggio è per Putin, ma peggio è anche per noi, ovviamente te lo dico, sia come provocazione che come riflessione. No, beh, Perché, certo. no, no, perché allora, facciamo così, agganciamo più notizie. Il secondo titolo, una domanda molto tranchant, se c'è il rischio della recess di recessione. Allora, abbiamo avuto i dati, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale sul PIL globale, visto in frenato ovviamente non solo per quanto riguarda l'Europa e non solo per quanto riguarda l'Italia. È chiaro che però tutti i paesi, cioè anche solo se parliamo Europa-America, ci sono delle situazioni di partenza molto diverse. Partiamo dall'Europa, rischia l'impoverimento, la recessione proprio a causa della guerra, a causa delle sanzioni, a causa dell'inflazione, prezzi elevati, del fatto che appunto l'Italia e la Germania soprattutto sono i due paesi che dipendono maggiormente dalla Russia e che quindi automaticamente dovranno, cioè, ok, trovare altre alternative, ma nel frattempo appunto la conseguenza è un rialzo dei prezzi, di conseguenza il fatto di, adesso non voglio utilizzare la parola default perché è ancora un'altra cosa, però appunto il fatto che si possa ventilare, possa avvicinarsi questa ipotesi di recessione. Qualcuno, qualche analista parla di recessione tecnica, che è una cosa ben specifica per due, dobbiamo avere due trimestri consecutivi di PIL in negativo, però chiaramente insomma la situazione non accenna a fermarsi e quindi i dubbi aumentano, no, Alfredo? Assolutamente, l'Europa è quella che rischia di più con la figura che finora per chi si occupa di economia era più che altro teorica, la stagflazione, c'è cioè questa specie di appunto di figura teorica, perché in realtà non si era mai verificata sul serio da nessuna parte, ma noi la stiamo già vedendo, che è quella di un'economia che ristagna insieme all'inflazione. Di solito l'inflazione, come sappiamo, avviene quando si surriscalda l'economia, quando le cose girano, non quando si va in recessione. E quindi ecco, noi stiamo rischiando questo. Poi l'Europa in questo momento è anche aggredita da un'ondata di speculazioni senza precedenti per quello che riguarda l'energia.
È incredibile come non si stia dibattendo sul serio sul fatto che ormai c'è stato questo aumento ingiustificato della materia prima energetica, soprattutto del gas, ingiustificato perché non c'è stato dall'altra parte mai un calo dei flussi in arrivo in Europa e quindi prima ancora del conflitto. E poi, come sappiamo, il 24 febbraio col conflitto c'è stata l'impennata della quotazione del gas, del metano, ma poi questa impennata non si è dimezzata, ma è calata ad un terzo e noi non abbiamo mai avuto un respiro. Cioè, c'è in questo momento un'inflazione indotta probabilmente dal settore energetico fossile che sta tentando di fare casa perché ovviamente loro hanno lo sguardo lungo e stanno guardando alla transizione energetica e questo conflitto accelererà, che è un qualcosa fuori controllo, cioè noi stiamo pagando un prezzo in questo momento che non è giustificato rispetto alla capacità di acquisto di gas, perché per quanto stiamo viaggiando in Congo, in Mozambico, in luoghi più esotici per cercare il gas, ma guardate che nel frattempo dalla Russia continua a arrivare quanto arrivava prima. Ok. Cioè, e quindi no, non è giustificabile questo. Quindi dicevo, questi sono i fattori che stanno spingendo in Europa un'inflazione che non ha in realtà una base reale, ma che comincia seriamente ad erodere il reddito delle famiglie e che sta andando a intaccare il piano di resilienza che si era fatto per l'uscita dalla pandemia. Cioè, noi rischiamo di bruciare quell'opportunità. L'Italia rischia di bruciarla per altri motivi, ma in generale l'Europa rischia anche di vanificare quel grandissimo sforzo che si è fatto col PNRR per ripartire l'economia. Ecco, da questa situazione, che dalla quale onestamente è difficile dire quando usciremo non si sa, ma chi esce a pezzi sarà l'Europa, complessivamente, per non parlare della Russia stessa, dell'Ucraina ovviamente, ma l'Europa nel complesso, e chi uscirà molto più forte è la Cina. Cioè, i cinesi dicono sempre, da millenni, nella loro filosofia, che la guerra la vince chi non la combatte. Ecco, loro in questo momento stanno sicuramente avendo un vantaggio strategico di quello che sta succedendo, cioè la distrazione degli Stati Uniti e soprattutto la posizione dell'Europa. Guardate che quando si dice che la Russia rischia di diventare un vassallo della Cina. Sì, E questo lo abbiamo detto ed è vero perché la Russia alla fine dovrà attaccarsi per forza a Pechino per campare, ma l'Europa non è tanto certo. diversa da quello che succederà. Anche noi dovremo sederci con la Cina per fare un accordo su tutta una serie di vicende che non riguarda le scarpe da tennis, che riguarda le terre rare, che riguarda i semilavorati, che riguarda i microchip. Cioè, quindi c'è tutta una partita che dovremmo discutere con loro, perché da questo conflitto Stati Uniti e Cina escono molto più forti di prima. E purtroppo è vero che è un conflitto europeo, perché guardate che fuori l'Europa interessa molto poco quello che sta succedendo qua, se non per qualche ripercussione tipo l'inflazione che sta colpendo tutti, ma il conflitto tocca a noi, Ma no, perché certo. i compiti che ci attendono dopo questo conflitto sono immani. Cioè, l'Europa deve decidere cosa fare da grande e deve per la No, prima infatti volta stavo dal dicendo, 1980. perdonami Alfredo, ma dopo ti faccio continuare. Peraltro l'Europa più debole in generale, proprio anche non solo economicamente, ma anche a livello decisionale, tu hai appena detto, deve decidere cosa far da grande, da un po' che lo deve decidere, no? Figuriamoci, Certo. deve prendere una decisione così importante in questo contesto. Esatto, e poi deve decidere anche se si dà una politica di difesa e di Esatto. politica estera e a quel punto puoi discutere di NATO. Ma se tu non, fa, se tu non crei un'alternativa europea al dispositivo di militare di sicurezza, non hai alternative alla NATO. E quindi sei all'interno di un sistema che nasce con la sconfitta di parte dell'Europa nella seconda guerra mondiale, che è diretto da Washington. E questo è quello che ha impedito di fare un dialogo serrato, un negoziato serrato per ridefinire le aree di influenza con la Russia. Cioè, con la Russia abbiamo costruito i ponti d'oro dal punto di vista economico, ci siamo legati con i gasdotti che sono le arterie di un corpo economico. Cioè, tu non è che ti costruisci un gasdotto con qualsiasi paese, lo fai con chi hai molte garanzie sul fatto che nel tempo diventerà un tuo fornitore, che le cose andranno bene. Noi abbiamo fatto questo con la Russia, ma non abbiamo costruito nessun rapporto politico, nessuno. Cioè, una conferenza sulla sicurezza in Europa dopo la fine della guerra fredda andava fatta, ma non l'abbiamo fatto perché l'Europa da questo punto di vista, come sappiamo, non esiste. E anche adesso l'Europa chi è?
Macron che parla a titolo personale, Scholz che parla a titolo personale, Draghi che parla a titolo personale, ma Josep Borrell che è il ministro degli esteri nostro, nessuno sa nemmeno come si chiami. Okay. Quindi ecco, queste cose, questi sono i compiti urgenti, quindi l'Europa ha tantissimo da fare dopo il conflitto, a differenza della Cina e degli Stati Uniti che hanno solo da incassare quello che sarà inevitabile. Il conflitto finito, ci sarà un'ondata di ottimismo, le borse, i mercati eccetera, che incasseranno fondamentalmente questi paesi, per quanto l'FMI ci abbia già detto, ci abbia già tagliato al ribasso le aspettative di crescita per tutti, assolutamente, è una frenata globale, e questo è appunto per certi versi ancora più preoccupante. Leggi questo altro titolo, andiamo velocemente sugli ultimi due titoli che avevo preparato per te, che poi ricalca un po' quello che già stavamo dicendo. Europa e sanzioni, il petrolio ci sarà, quindi si vuole toccare anche il petrolio, insomma, ma cosa succederà? Perché poi ripeto, sei sempre lì, lo stavi già dicendo, però magari si potrebbe aggiungere qualche tassello. E ti faccio vedere anche l'altro titolo, intanto li vediamo entrambi. Italia, mi sono sentita di definire un po' quello che si sta facendo un'acrobazia tra sanzioni e dipendenza energetica, cioè appunto se noi giustamente dobbiamo aiutare l'Ucraina, quindi continuiamo con le sanzioni, ci allineiamo insomma all'Europa con le sanzioni, però dobbiamo capire che fare di noi stessi, cioè soprattutto con questa dipendenza energetica, un po' come la Germania, però insomma l'Italia e la Germania hanno una struttura un po' diversa, no? Quindi partiamo dal presupposto che l'Italia è ancora più penalizzata, credo di non dire nulla di sbagliato, insomma sono un po' delle acrobazie, perché peraltro tutto deve essere fatto in tempi brevi, ma sono operazioni che non richiedono assolutamente tempi brevi, anzi no, assolutamente. Beh, diciamo che noi in questo momento il principale acrobata europeo non è Draghi ma è Scholz, attenzione, che anche la Germania è un po' più strutturata forse al suo interno, no? però effettivamente la Germania è più strutturata. Poi una maggioranza coesa importante appena uscita dalle elezioni, politicamente hanno meno problemi, però il 49% del gas tedesco arriva da quelle parti, e quindi per noi è una fortuna, per fortuna che la Germania ha questa dipendenza dalla Russia, perché se non avesse questa dipendenza dalla Russia e la Germania saremmo soli, che vuol dire che avremmo preso una cantonata seria, perché la Francia è quel paese che spinge di più sul fronte delle sanzioni. Perché diciamo la verità, che le sanzioni che abbiamo applicato noi in realtà servono praticamente a nulla, perché l'unica cosa che farebbe del male alla Russia di Putin sarebbe il chiudere i rubinetti sia del petrolio che del gas. E per il resto sì, gli oligarchi, qualche barca, qualche yacht, l'Ivan, ma sono Swift, sono cose che si potevano fare, che si dovevano fare, ma il nocciolo del problema non stava lì, stava nel settore energetico. Cioè noi stessi stiamo finanziando questa guerra, ma lo stiamo finanziando ancora prima che cominciasse, con le strani rialzi dei prezzi prima del conflitto, probabilmente perché stavano facendo cassa anche i russi. Quindi ecco, dicevo, questo sì, la riconversione da questa dipendenza, veniamo velocemente all'Italia, è difficilissima e lunga. Io sto sentendo dei tempi che non sono realistici, ovviamente un governo deve essere ottimista, ma quando si parla di un anno per l'uscita dalla dipendenza del gas russo, io credo che stiano dicendo cose che tecnicamente non stanno in piedi. Io credo che sia almeno il doppio quello che ci vuole per effettivamente non comprare più gas alla Russia, e questo non lo puoi fare solo con i rigassificatori, perché al momento l'ipotesi che stanno facendo, quando vanno in Algeria, quando vanno in Congo, quando vanno in Mozambico, stanno lavorando tranne con l'Algeria, dove c'è già un gasdotto che verrà adesso raddoppiato. Per il resto parliamo di gas che deve essere rigassificato in Italia, trasportato con le navi. Anche lì deve avere una capacità industriale installata per fare questo. Quindi diciamo che i tempi di una transizione energetica e di una diversificazione delle forniture italiane non sono, ma anche per la Germania, non sono tempi veloci. Minimo un anno e mezzo di sofferenze dobbiamo metterlo in conto, di sofferenze per le bollette che pagheremo, ma soprattutto per i rischi che a un certo punto si deve decidere, se si va avanti ovviamente, si deve decidere se rifornire di gas le centrali che producono energia elettrica piuttosto che l'industria oppure le famiglie. Ovviamente se il conflitto si ferma velocemente e si entra in fase di negoziato, le cose cambiano, perché a quel punto avresti il respiro per un'eventuale riconversione nel tempo.
Però no, i russi penso che non saranno molto contenti di continuare a vendere gas come se nulla fosse a dei paesi che hanno già deciso che chiudono i contratti da lì 1 o 2 anni. Sicuramente ci sarà un riversamento maggiore sul secondo gasdotto in costruzione in questo momento, il Siberian Power, che stanno costruendo verso la Cina. Daranno priorità ovviamente a chi li garantirà questi nel tempo, non chi gli dice mi serve per un annetto e poi lo compro da altre parti. Ok. E insomma, e quindi è inutile fare previsioni in questo momento, Alfredo, perché è chiaro che la cosa. Ecco, inutile fare previsioni e cosa dovrebbero fare quindi le banche centrali? Ti faccio quest'ultima domanda prima di salutarti, perché non abbiamo toccato il tema delle banche centrali, peraltro, insomma, adesso siamo vicini ai rialzi tassi di interesse, anche la BCE si sta un po', come dire, accorgendo che forse qualche cambio di passo è necessario, no? Il la lo sta per dare la Fed, da Sì, quello che si può certo, la capire, Fed sì. che più o meno si sta parlando di una programmazione di 3 rialzi consecutivi di 50 punti base ciascuno. Assolutamente. Un ciclo restrittivo di questa velocità non capita dal 1982, cioè dalla guerra delle Malvina e Falkland, ed è un qualcosa anche questo di straordinario. Quindi credo che il la ci arriverà da quelle parti. Però ecco, le banche centrali dovranno intervenire perché a questo punto sono quasi l'ultima, diciamo, l'ultimo l'ancora di salvataggio possibile, se poi questo servirà in una situazione veramente complessa. Fermo restando che non c'è storia, in questo momento il lavoro sul costo del denaro e sull'emissione che possono fare le banche centrali poco possono rispetto all'insieme che si è creato, perché noi finora abbiamo parlato giustamente delle conseguenze del conflitto ucraino, ma non possiamo dimenticare che nel frattempo siamo ancora nel collo di bottiglia della pandemia per quello che riguarda il rifornimento. Assolutamente, Quindi ecco, abbiamo assolutamente. tutte queste due cose assieme. In una terza che metto sul tavolo e che comincerà ad avere un peso crescente in molti paesi, è quello legato alla situazione sociale. Perché già ci sono già le stime della FAO sul fatto che, come è probabile, quest'anno si perderà la campagna di primavera del semina in Ucraina. L'Ucraina fornisce alimenti a 400 milioni di persone in Africa. E quindi questo già adesso il grano costa il Sì, 40% in più l'allarme rispetto a di un anno fa. aumento della povertà Quindi nel noi mondo, della avremo. fame nel mondo, scusami, Esatto. assolutamente lo sottolineo. Avremo, questo vuol dire instabilità politica, vuol Eh dire sì. migrazione, quindi avremo una situazione piuttosto complessa e per questo motivo che in una situazione del genere, sì, certo, le banche centrali interverranno, faranno quello che possono, ma uno strumento che è troppo poco rispetto a quello che ci attende. E quindi la situazione, come dicevi te, è difficile in questo momento fare pronostici. Assolutamente, sì, anche questa situazione, la fame nel mondo, l'aumento e poi comunque la difficoltà alimentare anche e non solo nei paesi che tu hai nominato, Certo. ma anche in casa nostra, si parla della necessità di un reddito familiare, si parla di povertà alimentare, cioè Esatto. scusami, reddito alimentare, non Sì, familiare, sì, sì, sì. povertà alimentare, ecco, e questo è un rischio molto vicino a noi appunto per tutto quello che consegue dalla guerra Russia-Ucraina. Alfredo Luis Somoza, grazie mille come sempre per le riflessioni sempre molto mirate e puntuali. Ci sentiamo presto, grazie, buon Grazie a voi, lavoro. buon lavoro. Grazie. E allora, beh, vedremo, insomma, esatto, le previsioni sono sempre un po', lasciano sempre un po' il tempo che trovano naturalmente, perché poi ci possono essere situazioni improvvise, però in questo momento ancora di più. Però cerchiamo di capire tra poco cosa sta succedendo sui mercati ancora. Quali previsioni si possono fare? Nel dettaglio, il prossimo blocco è dedicato al Forex e aspettiamo anche i vostri messaggi. Con noi ci sarà Saverio Berlinzani.